commosso. Ci ha descritto quello che c'è da fare e questo bisogno di aiuto. Noi nel caso tuo non abbiamo avuto nemmeno bisogno di chiedere l'aiuto, perché ce lo stai dando spontaneamente al policlinico, ma con questo tuo giro che farai per l'Italia rimetti in luce tutte queste aree del disagio giovanile, che purtroppo spesso sono quelle cose che non si vedono. Quindi se l'attenzione non sale, di fatto queste persone, questi ragazzi, semplicemente non hanno nessuno con cui rapportarsi. Qui c'è tanto da fare, ma io dico che la cosa più importante è che si fa tanto, quindi voglio ringraziare tutti loro, e penso che la tua presenza, la sua attenzione nei loro confronti, secondo me testimonia anche il fatto che questo lavoro si vede che abbiamo bisogno di aiuto. Siamo felici che persone come te ce lo diano, quindi veramente grazie di stare sempre vicino al policlinico per quello che stai facendo e per quello che farai, in bocca al lupo. Grazie a te.